Amici di Palma Channel, welcome to London, welcome to Craven Cottage, è l'ultima amichevole estiva del Parma prima dell'inizio della nuova stagione. Si gioca contro il Fulham, un amichevole di grande prestigio, di grande valore, che farà capire un po' a che punto è la squadra di mister Donadoni, che sin qui ha sempre ben impressionato nei test effettuati sin dal ritiro di Collecchio sino ad oggi. Cornice bellissima qui a Londra, siamo proprio nel quartiere a sud-ovest di Londra, a Craven Cottage. I giocatori del Fulham sono chiamati non a caso i Cottagers e oggi si schierano con Martens e Callum Gurr in porta. La difesa a 4 prevede a destra Ritter, a sinistra Kieran Richardson, in mezzo dovrebbero giocare Hughes e il capitano Angeland, a centrocampo Sidwell a sinistra, i centrali, Ruiz a sinistra, i centrali sono Sidwell e Boateng, Dejaga l'iraniano a destra, tandem d'attacco Buomesca e Berbatov. Parma che risponde con il classico 3-5-2, Mirante in porta, difesa a 3 con da destra a sinistra Benalouane, Paletta capitano oggi e Felipe, centrocampo a 5, gli esterni sono Biebiani e Rosi, Biebiani a sinistra, Rosi a destra, centrocampo con Valdés, playmaker, Cipsa e Parolo, le mezzali davanti, il tandem a Mauri Cassano, tutto pronto, l'arbitro è il signor East. Parma nella splendida maglia giallo-blu realizzata proprio per il centenario, così come la maglia crociata che sin qui è stata sempre utilizzata dalla prima amichevole sino ad oggi. Parma subito in possesso di palla con Felipe, cambio di gioco per Benalouane, Benalouane salta bene l'uomo, andiamo poi a cercare di capire come si dispone in campo il Fulham, ma dovrebbe essere un 4-4-1-1. Derek Boateng subito in possesso di palla, attenzione a Brian Ruiz, giocatore costoricano molto talentuoso col numero 10 sulle spalle. Boateng, cambio di gioco per Ritter, tedesco che gioca a destra, sull'altra fascia c'è Richardson in mezzo, Hughes e Angeland. Ruiz per Dejaga, questo iraniano, Amauri recupera palla, ama contro tutti, cerca Cassano ma il tentativo non era affatto facile, capisce tutto Hughes, riparte quindi il Fulham in maglia bianco-rossa, anche se i colori sociali sono il bianco e il nero per la squadra londinese. Può partire a grandi falcate Buomesca sulla sinistra, lo ferma, Inteca è scivolato, Gabriel Paletta, il capitano, lo scoglio su cui si infrangono sempre tutte le azioni degli avversari. Gabriel Paletta, classe 87, giocatore di grande esperienza internazionale, oggi con Morrone e Lucarelli in panchina, e lui il capitano. Buomesca ancora dietro per Richardson, prova il cross, la mette fuori bene Parolo in ripiegamento difensivo, prova a svettare sul pallone Cipsa, la rimessa laterale però è del Fulham ancora con Richardson. Ricordiamo l'allenatore del Fulham è l'olandese Martin Jol. Cassano, Cassano, buona la Veronica di Fantantonio, ancora Cassano in mezzo a due, fermato forse fallosamente, tutto regolare secondo l'abito. Boateng può salire sulla destra, Ritter, viene servito il tedesco, Ritter, occhio a Dimitar Berbatov, largo a destra in un ruolo insolito per lui che è un centravanti, si è defilato un po', Valdés bene in copertura, Biebiani anche oggi sulla sinistra così come nel triangolare memoria di Antonelli, palla uscita secondo l'arbitro, a noi non sembrava così dalla nostra posizione, ma tant'è. Martin Jol subito in piedi in panchina, mister Donadoni per ora seduto, osserva l'incontro. Boateng, giocatore ghanese, non è parente di Kevin Prince, giocatore del Milan, né tantomeno di Jerome del Manchester City. Ricordiamo la particolarità dei due fratelli Boateng, Kevin gioca per il Ghana, Jerome gioca per la Germania, entrambi sono di origini ghanesi ma cresciuti entrambi in territorio tedesco. Boateng scelse poi il Ghana prima dei mondiali sudafricani perché gli avrebbe assicurato una convocazione che la Germania non avrebbe potuto garantirgli, è stata la sua fortuna da lì l'escalation in Italia. Mirante, buono il rinvio di Mirante col trepasso a metà campo, può arrivarci Cassano che la mette giù con la consueta grazia, ancora Mauri è un po' solo, ah ma buona comunque l'azione di Mauri, Cassano subito, palla filtrante, può arrivare Rosi di gran carriera, Rosi dentro per Mauri, a Mauri di testa, palla resta lì, la spazza in qualche modo il Fulham, ma il Parma c'è, 3 minuti e 12 di gioco sul cronometro di Craven Cottage, 0-0 tra Fulham e Parma, prima azione quindi per i crociati al terzo minuto.
ce la annotiamo. Subito Cassano per Rosi, molto amici due. Rosi che ha falcate da quattrocentista, lo diciamo spesso, da giocatore che potrebbe tranquillamente anche fare l'atleta di alto livello. Calcio d'angolo ancora per il Parma, lo batte Cassano, potete osservare come sui calci d'angolo ovviamente salgano le tre torri difensive del Parma, in questo caso Felipe, Paletta e Benaluan, e sono Cipsa, Valdés e Parolo a coprire. Cassano pronto a battere il corner, c'è una piccola salitella poi in pendenza, il punto da dove si battono i corner. Valdés è pressato, perde palla Jaime Valdés, recupera quindi Buomesca, molto giovane, 93 della Guinea-Bissau, ancora Berbatov, largo, buono il recupero difensivo da parte di Felipe, subito sull'attenti il giocatore brasiliano, ma ormai italiano d'adozione, anche di passaporto, arrivato quest'anno al Parma dopo l'ultima stagione al Siena, oggi in campo sul centro-sinistra, ruolo che lui ricopre abitualmente ormai da diversi anni, lui che ha giocato anche al centro. Cipsa, tra i più positivi di questo precampionato, questo è un piccolo esame di maturità per Raman Cipsa, classe 93. Parma che è partito bene, siamo al quinto, tre corner battuti dalla squadra in maglia giallo-blu quest'oggi. Fulham che è iniziato forse meglio, ma ora il Parma sembra, non dico padrone della partita, però pienamente a suo agio in questo stadio che un po' di soggezione lo mette. Piccolo raccolto ma davvero di grandissimo fascino. Oggi nemmeno pienissimo, ricordiamo che oltre 30 tifosi sono arrivati da Parma a sostenere la squadra. E a loro va il ringraziamento di tutto lo staff. Ecco i tifosi dei Cottagers che si fanno sentire. Fa quasi rabbrividire il pubblico inglese quando incita il proprio club. Calcio di punizione per il Fulham, di testa la mette fuori Benaluan, può arrivare Cipsa, prima di lui però sul pallone c'è Sidwell, Steve Sidwell. Cipsa lo ferma, la rimessa laterale è in favore del Parma. Steve Sidwell che è stato uno dei protagonisti dell'ultima amichevole in cui il Fulham ha pareggiato. Richiamo Fulham che inizierà sabato il proprio campionato in casa del Sunderland, la Premier League inizia una settimana prima rispetto all'Italia, però ricordiamo che anche sabato il Parma inizia ufficialmente la propria stagione in Coppa Italia, primo turno contro Ternano Lecce, gara che si disputerà domani sera. Valdés cambia gioco, il pacarito per Biebieni. Biebieni può andare, può puntare De Jaga. Valdés ancora lui, cambio di gioco, splendido fendente di Valdés, c'è Rosi, ci può arrivare Rosi, peccato, era leggermente in ritardo, ma Valdés aveva cambiato gioco con un tracciante. Palla che termina sul fondo, ripartirà il Fulham con rinvio di Martens de Kellenburg, portiere noto a tutti gli amanti del calcio italiano, a tutti i tifosi per aver militato 2 anni nella Roma, devo dire non con grandissimi risultati, lui che è il portiere dell'Olanda, vice campione mondiale in carica, che proverà a difendere il titolo e perché no a migliorarlo nel mondiale brasiliano che prenderà il via tra 10 mesi. Berbatov, arriva Ritter, non lo vede Berbatov, c'è Parolo in tackle, alza la diga Marco Parolo, tra i giocatori più attesi quest'anno, potrebbe essere uno dei tanti a beneficiare del tandem a Mauri Cassano, che apre molti spazi ai centrocampisti in fase offensiva. Angeland è il capitano norvegese, Angeland bandiera del calcio norvegese ma anche e soprattutto di questo Fulham, che confermiamo gioca con un 4-4-1-1, quasi un 4-5-1 in certe circostanze, con Berbatov che fa da riferimento offensivo, vicino a lui Buomesca e De Jaga a comporre un 4-3-3, un 4-5-1, chiamatelo come volete, però il riferimento avanzato è unico ed è il bulgaro, cercato a più riprese dalla Fiorentina e dalla Juve la scorsa estate, poi ha deciso di andare al Fulham. Applausi per il disimpegno di Brian Ruiz, tra i più amati dal pubblico londinese. Calcio di punizione ancora per il Fulham, il fallo commesso ai danni di questo Buomesca, classe 93, arrivato dal Chelsea in prestito, giocatore senz'altro di valore. Oggi il Fulham in panchina anche
Adel Tarabt, acquistato due giorni fa dal Queens Park Rangers, giocatore marocchino di grande qualità, cresciuto in Francia. Ancora punizione per il Fulham, dentro, svetta benissimo Mauri in ripiegamento difensivo, la mette giù ancora Boateng, è troppo lontano per provare la conclusione in porta, riparte allora da Kieran Richardson, vivaio del Manchester United, si addormenta un po' purtroppo la difesa del Parma, c'è ancora Buomesca quindi che può metterla in mezzo, su di lui però si francobolla bene il Parma. Per l'esattezza era Valdés, zona tiro, Richardson preferisce invece giocare ancora all'indietro il Fulham con Buomesca, Boateng, e ancora allora indietro per Ritter, il Parma bene, riesce a far arretrare il Fulham, il disimpegno e la grande conclusione, grandissimo gol da parte di Steve Sidwell al nono di gioco, al decimo in corso. Sidwell realizza uno dei gol più belli personalmente che abbia visto negli ultimi anni, una conclusione dai 35 metri, Fulham in vantaggio, tanto di cappello quando ci sono gol come questi, capolavoro balistico di Sidwell, 1-0 Fulham. Gol davvero pazzesco di Sidwell, Mirante ha provato ad arrivarci ma la palla si è infilata dove nessuno poteva arrivare, nemmeno Batman. Sidwell 1-0, Sidwell conferma di essere uno dei giocatori più caldi del calcio inglese in quest'estate, lui che ha realizzato un gol anche nell'ultima amichevole disputata dal Fulham contro il Betis. Parma che deve reagire, possiamo farlo, non bisogna farsi schiacciare dal Fulham che ovviamente ora viaggia con il vento in poppa. Berbatov largo a destra, ancora dialoga con De Jaga, Ritter ancora per l'iraniano De Jaga, la palla dentro, Mirante sicuro in uscita, la fa sua subito per Valdés, aggressione molto alta sul pacarito Valdés. Ripartiamo dalla destra con Aleandro Rosi, si fa vedere Cassano centralmente, Rosi preferisce però ancora Valdés, Valdés per Cassano di prima, gran palla per Amauri, ha capito tutto ma con grande tempismo Aaron Hughes, palla di Cassano invitante di poco per Amauri, giocata tipica del Barese. Sidwell è proprio l'autore del gol, Angland, Hughes, c'è sulla destra Ritter, Ritter il tacco poi di De Jaga, gioca bene il Fulham, cambia tutto ancora Boateng, meritati gli applausi del Craven Cottage, ma il Parma ha giocato una gara pressoché paritaria, il Fulham sin qui semplicemente punito da un tiro imprendibile di Sidwell. Brian Ruiz, Boateng, impressione su lui c'è Parolo, ancora Boateng, Ritter, Parma che aggredisce, Fulham si alza anche un po' di vento, potrebbe anche andare a piovere, comunque sono condizioni ideali per giocare a calcio quelle di oggi qui a Craven Cottage. Richardson, ancora lui, Boateng, c'è largo Ritter, ancora servito, Biabieni allora, prova a fermare il tedesco, dai vai, Ritter fortunatamente per noi non si avvede di De Jaga che era partito, aveva preso in mezzo la difesa del Parma. Primo gol subito dal Parma in questo precampionato, quello di Sidwell, Parma che sin qui aveva mantenuto la porta inviolata, solo un autentico capolavoro griffato Sidwell, ha battuto Mirante. Amauri cerca addirittura la conclusione, Stekelenburg è tra i pali, non fa fatica a ricevere il tiro di Ama. Sidwell ancora lui, Parma che conferma anche oggi l'assetto col 3-5-2, un assetto che ha dato soddisfazioni, che dà quadratura alla squadra che in fase di non possesso come ora, come potete vedere, si difende con 8 giocatori dietro la linea della palla più Mirante. Amauri subito in pressing, si disimpegna bene però Kieran Richardson, Boateng profondo per Berbatov, su di lui c'è Benalouan che si stacca da Paletta, Paletta allora pronto ad andare su Buomesca che mette in mezzo una palla senza troppe pretese, Felipe col destro nel suo piede sbaglia, recupera quindi il Fulham che riparte ancora da Derek Boateng che capitalizza quasi tutti i palloni, perde però palla sul pressing di Antonio Cassano, 3 contro 4, Cassano arriva anche Valdés, Cassano, Valdés in qualche modo risalve il Fulham, palla resta lì, Valdés, peccato,
Non sfruttiamo meglio il contropiede, molto bene però Antonio Cassano in fase di non possesso palla, è andato subito ad aggredire la difesa del Fulham che ha perso infatti palla. Guardate Berbatov come spazia su tutto il fronte d'attacco, il giocatore bulgaro ex Tottenham e Manchester United. Biebieni, dai vai con Cassano, molto bene, ancora Biebieni, c'è Cassano libero, Biebieni può dargliela, Biebieni preferisce puntare l'uomo, eccolo allora Cassano può inventare, filtrante ancora per Biebieni che parte con qualche centesimo di ritardo e non riesce ad arrivare sulla sfera. Biebieni, Cassano però stanno testando la loro intesa, Rosi, buono il break di Fast and Furious, Rosi può metterla in mezzo, bloccato, c'è forse un fallo però ai danni di Rosi. Nulla di questo genere secondo l'arbitro, mette palla fuori dal campo con una rabona addirittura a Richardson. Rosi ha subito un colpo, speriamo non sia nulla di grave. 15 di gioco qui a Craven Cottage, 1-0 Fulham, gol di Sidwell alle nono. Prontamente lo staff medico va a sincerarsi delle condizioni di Leo Rosi, che abbiamo... Il tandem col dottor D'Alessandro e Michele Toma pronti a sincerarsi sulle condizioni di Alejandro Rosi. Vediamo se lo spray magico riuscirà a dare benefici anche stavolta. La particolarità degli stadi inglesi è che le panchine sono in pratica, fanno un tutt'uno con le tribune. Questa è una particolarità tipica degli stadi inglesi, molto affascinanti va detto. Rosi esce dal campo ma sembra pronto a rientrare, applaudito anche dallo sportivissimo pubblico londinese. Ruiz ancora per Berbatov, siamo in 10, Parma che momentaneamente si mette a 4 dietro per sopperire all'infortunio di Rosi, che però può rientrare. Nulla di grave quindi per il giocatore classe 87, numero che porta anche sulla sua maglia, seconda stagione del Parma per Leo Rosi. Anche oggi titolare in tandem con Biebieni, ricordiamo che in panchina per il Parma ci sono Pavarini e Baiz, i due portieri di riserva. Cassani è arrivato due giorni fa e subito in campo, quantomeno in panchina, poi vedremo se mister Donadoni lo schiererà. Mesba, Morrone, Lucarelli, Okaka, Palladino, Sansone, Munari, Mendes, Marchionni. Riparte Fulham da Martin Stekelenburg, Paletta. Valdés, pressato ancora Valdés, ancora prodito per Gabriel Paletta. C'è il movimento di Biebieni sul filo del fuorigioco, tutto regolare, Biebieni può arrivare, ma c'è Stekelenburg pronto ad uscire ai limiti della propria area. Dejaga, giocatore iraniano, molto interessante, nazionale iraniana che è già qualificata ai mondiali. Tra le poche, Rosi perde per un attimo l'uomo, attenzione, la conclusione a giro, c'è Mirante su Buomesca, minuto 17, Mirante c'è. Cassano, defilato sulla sinistra da dove ama partire, incitato anche dal pubblico di casa, entrata molto dura di Dejaga su Cassano, punizione per il Parma. Fa rettificare il punto di battuta il signor East. Paletta. Ancora Felipe. Cassano, c'è spazio per l'uomo dei tocchi magici, Amauri cerca anche lui un tacco volante, stavo arrivando tanto Biebieni quanto Parolo. Donadoni chiama la difesa, chiama Paletta. Rosi di testa, bene in anticipo Cipsapo, se ne ripartire dal Leganese. Valdés, Cassano, quasi zona tiro per lui, Cassano dentro, Parolo è partito in ritardo, non bisogna però tergiversare troppo perché riparte il Fulham. Felipe stende Dejaga, punizione già battuta dagli inglesi. Ritter, Buomesca che è un furetto davvero talvolta imprendibile, giocatore di grande fisicità, grande dinamismo, leve lunghe pur essendo un ventenne. Felipe, Biebieni dietro per Paletta, ricominciamo dal capitano. Cipsa chiede palla, preferisce però andare da Benaluan. Paletta, ancora quindi Johan,
il Paca. Felipe. Felipe chiede palla a Cassano. Biebeni. Biebeni. C'è parola, il movimento ignorato. Ancora Biebeni dentro per Amauri. Capisce tutto. Con calma Aaron Hughes. Valdés, il break nostro. E Cassano fermato. Peccato, palla non splendida di Valdés per Antonio. Sidwell. Boateng. Richardson. Berbatov. C'è il movimento di Buomesca. Lo vede Berbatov. Che lo serve col tacco. Ancora Buomesca. Prova a puntare. Ma c'è Paletta. Paletta, ancora lui. Si infrangono tutti su di lui. Valdés, Rosi. Break di Rosi. Giù calcio di punizione per noi. Al 20° in corso. Già battuto Valdés, non vuole perdere tempo. Sono un po' isolati a Mauri Cassano. Sale allora Biebeni ad Armanforte. Parolo. Orizzontale per Felipe. Cassano. Chiama il movimento di Parolo e Biebeni. Ancora Cassano per Parolo. Tutto due tocchi. Gran palla di Cassano. Non era affatto male l'idea. Cassano che poi con un'occhiata si intende con mister Donadoni sulla misura del passaggio. Ancora magari da affinare un po' i tempi, ma ricordiamoci che Antonio Cassano lavora con questa squadra sul campo da meno di un mese. Ci sarà tempo e modo di migliorare certi meccanismi. Rosi stende Richardson, si riparte quindi con la punizione in favore della squadra in maglia biancorossa. Anche se i colori sociali del Fulham, come potete vedere dagli spalti, sono il bianco e il nero. Motivo in più questo per impegnarsi oggi. De Jager in mezzo a due. Boateng, largo, c'era forse fuori gioco di rita, palla dentro, Berbatov, tutto regolare, Berbatov dentro, super Felipe. Ritter la può mettere ancora in mezzo il tedesco, Berbatov, ancora De Jager cerca spazi, difesa del Parma che si alza per fare fuori gioco, deve quindi ripartire Fulham, ancora sulla sinistra con Kieran, Richardson, Boateng, zona tiro Ruiz, bloccato però da Paletta che si stacca per andare a prendere il costaricano. Ripartiamo noi allora con Biebeni, buono il numero di Jonathan Cipsa, possiamo andare con il break, siamo in 4 contro 6, non è facile, Cassano a Mauri di testa, buona la sponda, Biebeni, peccato il controllo non è dei migliori, l'avesse agganciata si sarebbe trovato praticamente a calciare un rigore in movimento, Biebeni, De Jager, Boateng, subito ad aggredirlo addirittura Felipe. De Jager si alza a difesa del Parma, Berbatov era in fuorigioco, Fulham che quindi deve ripartire con manovre più avvolgenti per cercare di prendere alla larga l'azione per mettere un po' in difficoltà i nostri esterni. Sale intanto l'incitamento della curva nord, arrivata sin qui per sostenere i crociati in una trasferta anche bella dal punto di vista turistico, presenti anche oggi i nostri tifosi. Felipe largo per Benalouan, può salire il giocatore tunisino. Benalouan, c'è Parolo, Benalouan cerca un cambio di gioco un po' pretenzioso per Biebeni. De Jager, saliamo bene con Paletta, arriva Ritter ancora verticale per De Jager, arriva Paletta, lo prende De Jager, non può andare via Paletta che infatti lo ferma. Parolo, Valdés, pressato, si disimpegna bene il pacchetto Valdés, ancora deve darla ora a Cipsa di prima, si trova di fronte a Boateng che è un suo connazionale, entrambi ghanesi, Boateng più anziano di lui, Raman Cipsa, Donadoni dà indicazioni intanto proprio al numero 5. Ho visto quasi un 3, probabilmente potremmo passare a un modulo leggermente diverso, ma vedremo, insomma, cammin facendo. Parolo, c'è Biebeni, Parolo va da Mauri, buono il velo di Mauri, Cassano dentro, arriva Biebeni, l'uscita di Steckenburg, fuori gioco, gol annullato da Mauri. Da rivedere questa posizione di offside da parte del Parma, prima vera occasione da gol però per noi. Da rivedere perché mi sembrava che tanto Biebeni quanto Mauri fossero partiti col giusto tempismo sulla palla filtrante del solito Cassano. Berbatov la mette giù benissimo, Dimitar Berbatov, attaccante per cui siamo al 23°, 24 in corso.
Paletta, Cipsa, Salerosi, Parma che si è ripreso, così sembra, dopo il gol magnifico di Sidwell. Cipsa, Valdés, può andare ancora in orizzontale, c'è Paletta che guida con la consueta maestria la nostra difesa, Cassano, è andato Parolo, capisce tutto Ruiz, De Jaga, Lotera, Cassano, sfida nella sfida tra De Jaga e Cassano che sono già incrociati più volte sull'out di sinistra, quando attacchiamo noi ovviamente, sull'out di destra per il Fulham. Boateng, Sidwell, Angeland, Brede Angeland, nazionale norvegese, bandiera tanto della Norvegia quanto del Fulham. Paletta, Benaluan, largo per Rosi, ancora Benaluan, si può ripartire da Paletta, Fulham tutto dietro la linea della palla in questo momento. Avanza Gabriel, lo scoglio, Gabriel, Felipe, buona per Amauri, i due sono amici, ex compagni della Fiorentina, brasiliani entrambi di nascita ma ormai italiani, passano molto tempo assieme anche in ritiro Amauri e Felipe. Richardson, vicino a lui c'è Boateng, Parma che non mette in campo un pressing assissiante, attende il Fulham. Berbatov molto decentrato, la palla per De Jaga, pericolo De Jaga dentro, secondo palo, fuori, è arrivato ancora Sidwell sul secondo palo ma non è riuscito stavolta nella deviazione vincente al 26. E però De Jaga qui sulla destra ci fa male, prende sempre un po' in mezzo la difesa del Parma, giocatore iraniano, Ashkan e De Jaga. Sfida nella sfida quasi generazionale anche tra Martignoli e Roberto Donadoni, il nostro mister è più giovane rispetto all'olandese che però è una leggenda autentica del calcio inglese. Ha salvato il Fulham dopo averlo preso in condizioni di classifica non meravigliose un paio d'anni fa. Ricordiamo che la squadra è stata acquistata proprio pochi giorni fa da Shade Ken, proprietario anche dei Jacksonville Jaguars, squadra di NFL, football americano. De Jaga contro Felipe, torniamo in cronaca, Ritter, Paletta, ancora lui, Paletta, e chi lo ferma? Sidwell, Ritter, dietro per Boateng, il Fulham ad avere in questo momento in mano in possesso del gioco, gioca bene la squadra di Martignoli, nulla da dire. Buomesca, Berbatov, Sidwell, occhio ancora, può tirare Sidwell, preferisce lo scavetto per Berbatov, c'è Mirante, si è rialzata bene la difesa del Parma, Valdés, gioco di prestigio, il giocatore cileno, Paletta, ancora Valdés, sale Biebieni, Rosi copre un po' di più, c'è Cipsa allora da qui andare, Cipsa che vista la trasferta londinese potrebbe essere ribattezzato almeno per oggi Fish and Chips. Cassano, Cassano, gran palla, Biebieni, Biebieni, quasi zona tiro, Biebieni, arriva anche Parolo, Biebieni dentro, Mauri, fermato, arriva Rosi, può calciare da lì Aleandro, Cipsa, Cipsa, Cassano, ferma tutto Boateng, ripartiamo però ancora da Raman, azione ancora via per il Parma, Valdés, bella centralmente la palla di Valdés per Cassano, Cassano ancora largo per Biebieni, manovra avvolgente del Parma, Biebieni, Biebieni, Biebieni sul destro, solo rimessa laterale dopo questa lunga azione giallo-blu. Che ha partorito tuttavia questa rimessa dal lato sinistro vicini all'area di rigore. Boateng, campanilone di Boateng, difficoltà, Parolo, 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 Biebieni, Biebieni cerca il tiro ma il Fulham si difende bene, Parolo si prende il corner, il quarto dell'incontro per la squadra di mister Donadoni che cresce. Dà l'impressione ogni volta che prende palla sulla tre quarti di poter far male al Fulham che dietro ha nei due centrali molta felicità ma non grande destrezza e grande abilità nel breve. Cassano chiama uno schema, Antonio, sale Felipe proprio per lui di testa, si sono un po' scontrati Felipe e Biebieni, la palla resta ancora in qualche modo
nei piedi di Cassano, che mette in mezzo un cioccolatino per il colpo di testa di Benalluan. Poi non ci arriva Mauri sul secondo palo. Parma sempre pericoloso sulle palle alte. Peccato, Benalluan era svettato bene in mezzo. Cassano gli ha messo lì un bignè, un cadeau da scartare. Benalluan l'ha scartato in parte. Speriamo che tra poco arrivi Natale e riesca quindi ad aprire tutto il regalino. Gran palla comunque di Cassano, che è un metro e cioccolatier quando mette in mezzo questi palloni vellutati che davvero sanno di cioccolato al latte, bello dolce da gustare. Biabieni molto chiamato in causa, Biabieni sulla sinistra, c'è Cassano che trova lo spazio, poi in un fazzoletto subisce anche una carica di Ruiz. De Jaga perde palla, Parolo bene in fase di copertura, Valdés, Cipsa, zona tiro per Raman, zona tiro per Cipsa, larga allora per Cassano. Cassano da qui può quasi tirare, gran palla di Cassano per Rosi. Ci arriva Rosi, ci arriva, sì, la tiene in campo, Fast and Furious, ancora Rosi, c'è dietro Valdés, si riparte da lui, Valdés, Valdés, ancora Valdés, perde palla, Valdés reclamava un fallo. Bisogna però tornare indietro abbastanza rapidamente quando si perde la palla, altrimenti il Fulham va a nozze. Felipe molto bene, Intega è scivolato, Berbatov però alla meglio. I due potevano addirittura essere compagni nella Fiorentina dell'anno scorso, poi Berbatov scelse il Fulham e Felipe scelse il Siena. Si sono incrociati per poche ore. Angeland, Boateng, largo c'è Ritter. Ritter stavolta sbaglia, misura il passaggio, ripartiamo 3 contro 4, Mauri bisogna però aiutare, qua c'è il fallo di Boateng, direi anche da giallo. Boateng diceva di aver preso il pallone, ma io ho visto più gamba che palla, che cuoio, e da qui non si può tirare, però qualcosa può nascere dai piedi del genio di Barivecchia. Potrebbe anche tirare, da qui magari no, Valdés, oddio, siamo sui 45 metri, va bene tutto, ma già battuta Cassano. Biabieni la mette giù, Biabieni, c'è Parolo vicino a lui, Biabieni può servirlo, Parolo da qui può quasi tirare, Parolo, zona tiro, Parolo carica, la traversa di Parolo, colpo di testa di Rosi fuori, incredibile il destro pazzesco di Parolo che ha preso la traversa al 31esimo. Parolo ha quasi eguagliato da prodezza di Sidwell, sfortunatissimo Parolo. E poi Rosi da pochi passi non è riuscito nel tapin vincente, traversa incredibile di Parolo al minuto 32 in corso. Parolo, e questo è il Parolo che ci piace, quello che fa gol, quello che cerca il tiro da fuori come in questa circostanza. Destro di rara bellezza di Parolo, la palla si è abbassata all'improvviso, se Kellenburg era battuto, solo la sbarra l'ha salvato. Peccato, Parma che meriterebbe forse il pari. Valdés, Valdés, c'è Parolo, ancora lui, adesso però è fuori gioco, quindi Valdés con intelligenza preferisce scaricare su Biabieni, Biabieni accelera, Biabieni, questa è buona, Cipsa palla dentro, blocca Stekelenburg. È un Parma che piace in questa seconda parte della prima frazione, un Parma che ha messo un po' lì il Fulham. Grande occasione per Parolo e Rosi, buono il pressing ora del Parma sui portatori di palla. Biabieni, c'è fallo su Biabieni. Nulla secondo l'arbitro, che dirige molto all'inglese, il fischietto praticamente non lo mette quasi mai alla bocca. Cassano, gran palla per Cipsa, Cipsa, c'è Parolo largo, lo serve Parolo, lato di sinistra, da questi a Biabieni. Siamo sulla tre quarti, ora più accentrati per Valdés. Cassano, quasi zona tiro, Cassano, 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 carica a destra, deviazione addirittura col tacco di Amauri. Palla fuori a Mauri, che l'abbiamo già ripetuto più volte in queste prime amichevoli stagionali, ricorda da vicino per gli amanti dei manga, per gli amanti di cartoni animati, Mark Lenders, l'attaccante che non doveva chiedere mai, l'attaccante più forte di tutto, e a Mauri un po' lo ricorda. Grande tandem a Mauri Cassano, senza dimenticare che in panchina abbiamo tre giocatori che in queste amichevoli hanno timbrato il cartellino con una facilità impressionante, vale a dire in ordine di gol durante le amichevoli: Okaka, Palladino e Sansone. Non male come parco attaccanti di riserva, riserva davvero tra virgolette. Valdés,
Cassano, c'è Biebieni, c'è anche Amauri centralmente. Amauri chiama il movimento dentro fuori. Biebieni deve ricominciare, Jonathan, senza fretta, proprio da Cassano, che sta toccando un'infinità di palloni. Parolo può riprovarci, Marco può riprovarci, peccato stavolta la palla è larga, ma il tentativo apprezzabile di Marco Parolo. Applausi anche di Cassano e compagni. Parma che cresce, un Parma che piace, un Parma che cerca, si dice, di trovare il proprio terminale offensivo principale, che è Amauri, ma cerca anche la conclusione da fuori con Parolo, con Cipsa, con Valdés. Ha tante frecce al proprio arco mister Donadoni, che ricordiamo in panchina vanta giocatori di primissimo livello, potrebbero dare una mano a gare in corso. Ovviamente anche la panchina del Fulham non scherza, con giocatori come Rodallega, Dafe, Tarapt, che in qualunque squadra di Premier League probabilmente dal sesto posto in giù giocherebbero titolari senza nemmeno troppa concorrenza. Questo a dimostrare che il test di oggi è un test molto attendibile, al di là del fatto che il primo, la prima amichevole in terra straniera del Parma di quest'anno. Insomma, è un Fulham che può, a mio parere, ambire all'Europa League quest'anno nel campionato di Premier, che inizierà, l'abbiamo detto anche prima, sabato. Fulham impegnato in casa del Sunderland. Sunderland dove gioca, tra gli altri, Giaccherini, arrivato dalla Juve in estate. Paletta lungo per Amauri, che sta ingaggiando un duello ad alta quota e anche di grande forza muscolare, di grande spessore, con Brede Angeland. Valdés, ancora Benaluan potrebbe cambiare gioco per Biebieni, preferisce andare dietro da Mirante, è un passaggio un po' rischioso. Mirante se la cava bene con i piedi. Amauri fa sportellate, fallo di Amauri, onestamente sembrava il contrario, tant'è. Sidwell, Steve Sidwell, Ritter, Biebieni, bene pulito, palla però ancora in possesso di De Jaga, che sta giocando una gran partita. C'è però il raddoppio Parolo, Paletta, ancora Parolo, bene i due, Parolo, Valdés. Valdés, c'è una carica su Valdés, l'arbitro non la fischia perché il metro inglese è un po' diverso dal nostro. Cassano, gesto di stizza, l'indirizzo dell'arbitro. Cassano si lamenta delle entrate un po' dure, si becca qualche bu del pubblico, ma devo dire tutto molto corretto. Cassano e Paletta con l'occhio con l'arbitro, signor East. Martignone approfitta per un time out in corsa con Boateng e Sidwell. Punizione per il Fulham, siamo sui 30 metri decentrati sulla sinistra. Proverà a battere la punizione Brian Ruiz, costaricano, che sta a sua volta inseguendo la qualificazione mondiale con il Costa Rica, che nel 2010 aveva mancato l'appuntamento con la competizione sudafricana. Ruiz, pericolo, non ci arriva nessuno sul secondo pallo, palla quindi che sfila. 38 ore in corso, Fulham 1 Parma 0, decide sin qui la rete di Steve Sidwell al nono del primo tempo. Parma che ha colpito una traversa con Parolo al 31esimo. Gara direi equilibrata, gara pari sin qui, decide una prodezza di un singolo, ma in quanto a parate né Mirante né Stekelenburg hanno dovuto poi sporcarsi troppo i guanti. Va il rilancio lungo Antonio Mirante, Parolo, c'è Boateng, Ruiz, su di lui Felipe, Ruiz, Boateng dietro per Hughes, Angeland, Richardson, Buomesca, palla uscita, rimessa laterale per noi, 7 alla fine del primo tempo, un Parma comunque sufficiente, un Parma che ha faticato un po' a carburare, ma insomma negli ultimi 20 minuti onestamente, senza voler essere per forza di parte, e peraltro lo siamo, ma è un Parma migliore rispetto al Fulham, senza ombra di dubbio. Applausi per Derek Boateng,
ghanese, l'abbiamo detto come Chipsai, anche come Acqua, che non partecipa alla trasferta ma si aggregherà da martedì al gruppo. Buono il pressing proprio di Raman Chipsa, un esame oggi da superare, un esame di lingua inglese, quindi non facile. Crede molto il Parma in questo ragazzo del 93 che deve ancora far 20 anni. Valdés, il Pacarito dirompente la sua azione. Arriva un destro che colpisce in pieno volto, se non sbaglio, proprio Richardson. De Jaga, forza fisica incredibile di De Jaga, giocatore che non conoscevo benissimo, mi sta entusiasmando. Molto bravo De Jaga, ma i nostri non sono da meno. Ripartiamo quindi con il tandem Cassano-Biebeni. Cassano, nemmeno a contro due, Cassano centrale per Amauri. Non si capisce con Cassano, chiede scusa proprio Ama. Ritter, Sidwell, guardate come redarguisce i compagni. Sidwell si fa sentire anche a livello vocale. In campo Benalouane, grande break di Ione, Benalouane giù, qua è punizione, no, tutto regolare. Benalouane dirompente, addirittura va quasi in tackle su Stekelenburg. Rosi chiama l'uscita di Mirante, che può andare poi da paletta. Ancora Gabriel, capitano oggi, grande sicurezza nel reparto, non è arrivata nemmeno stavolta la convocazione di Prandelli, ma noi continuiamo ad aspettare fiduciosi. De Jaga, Berbatov, traccheggia un po' Dimitar Berbatov, Ruiz, Richardson, occhio, attenzione, Buomesca, bravo Benalouane, che sta giocando una partita eccellente a livello anche di concentrazione, ma parte Rosi giù, punizione netta, forse in una gara di campionato ci sarebbe stato anche un cartellino giallo per il difensore londinese. Biebeni, ancora Cassano, giochiamo spesso sulla fascia di sinistra. Cassano chiede a Biebeni di inserirsi, lo fa Biebeni dentro, Amauri anticipato da Angeland. Felipe spostato da Berbatov, è fallo questo, sì. Fallo di Berbatov, Paletta si lamenta un po' con il signor East che, d'accordo, sta arbitrando all'inglese, non potrebbe essere altrimenti, ma un po' permissivo ogni tanto con i giocatori in maglia biancorossa. Valdés, Rosi, Valdés può avanzare, nessuno gli si frappone. Valdés ricomincia da Parolo, gioco di gambe, chiama Rosi, è buona l'idea, c'è però la diagonale di Kieran Richardson. Buomesca, Sidwell, Boateng, Berbatov, di prima per Ritter. Parma però ora ben coperto dietro la linea della palla, si posiziona il nostro centrocampo a 5, centrocampo folto che blocca sul nascere l'iniziativa del Fulham. È partito però Buomesca, Rosi un po' se lo perde, Benalouane deve allora andare in recupero. Buomesca contro Benalouane, Buomesca obbligato da Ione a un cross che non sortisce gli esiti sperati, finisce direttamente nella curva oggi vuota del Fulham. E la curva nord, Matteo Bagnaresi ancora si fa sentire, presenti Boys, più di 30 tifosi del Parma arrivati a Craven Cottage, quartiere a sud-ovest di Londra. Ancora poi qui una palla lunga per Amauri, che applaude comunque l'iniziativa del compagno. Ultima amichevole del Parma prima dell'inizio ufficiale della stagione, tra una settimana saremo al Tardini. Intanto errore di Stekelenburg, Cassano dentro, porta vuota Chipsa, questo è rigore e non lo dà l'arbitro, ma questo era rigore grande come una casa su Chipsa, che era andato a botta sicura. Mi è passo un clamoroso fallo di mano di Boateng, l'arbitro dice di no, ma vorrei rivederla questa azione, mi sembrava netto il rigore sull'iniziativa di Chipsa. Stekelenburg con i piedi non era un fenomeno, anche per quello non piaceva a Zeman, ce ne siamo accorti, ha sbagliato il disimpegno, Cassano ha capito tutto. Dentro per Biebeni, da questi a Chipsa,
Mi è sembrato, ripeto, netto il fallo di mano di Boateng. Ma si ricomincia. East sembra aver dimenticato un po' il fischietto nei pantaloncini. De Jaga, paletta, incredibile anticipo di paletta che ringhia come un Doberman su De Jaga. Paletta, la cattiveria dei Doberman, dei cagnacci, l'eleganza di un uomo in smoking. Ruiz, c'è Boateng, largo l'iter, ignorato da Boateng, buono il pressing di Parolo, Parma che è molto cresciuto, non dobbiamo però mollare ora. Ruiz, tenere, Benalouan, bravo Yon, gran partita di Benalouan sulla destra, Biebeni, c'è ancora Cassano, Biebeni può darla ad Antonio, eccola qua, Cassano, ancora un cioccolatino per Amauri, arriva Valdés, Amauri, pressato, forse c'è il fallo, Amauri la tiene in mezzo a 4, Cassano, zona tiro, Cassano ci prova, trova proprio Amauri, incredibile, Biebeni, siamo in area, Biebeni può provarlo, Stekelenburg, non bene ma la tiene, proprio in chiusura quasi di primo tempo, è un Parma che continua a crescere, con Biebeni che ha macinato chilometri sull'out mancino. Mentre Rory sulla destra ha dato più una mano in fase di copertura su Buomesca, questo giocatore della Guinea-Bissau. Un minuto di recupero, segnala lo speaker di Craven Cottage, Buomesca. Ma con Benalouan oggi è duro passare per chiunque. Benalouan in grande crescita. Ritter, difensore tedesco, giovane. Più di contenimento che di spinta come caratteristiche. Abbiamo ancora qualche secondo per provare l'ultima azione del primo tempo con Leo Rosi. Fast and Furious, preferisce però traccheggiare. C'è Valdés, il pacarito. Valdés che ha giocato secondo me un discreto primo tempo. Ogni tanto l'arbitro ha un po' tergiversato sulle cariche e sui danni. Cassano, Parolo, è solo Parolo. Allora ancora da Valdés, tempo che sta per scadere ma c'è tempo ancora per l'ultima azione. Valdés, Felipe, Cipsa, manovra avvolgente del Parma. Cipsa vuole ancora l'orizzontale per Felipe. E finisce qui allora la prima frazione a Craven Cottage. Bella partita, buono spettacolo, buon Parma. Fulham avanti 1-0 grazie alla prodezza di Sidwell al nono minuto di gioco. Tra un quarto d'ora ancora con voi per il secondo tempo di Parma-Fulham, tra poco. Bentornati amici di Parma Channel al Craven Cottage di Londra. Siamo pronti per il secondo tempo dell'amichevole tra Fulham e Parma, risultato sull'1-0 dopo il primo tempo in virtù del gol di Sidwell al nono minuto. Ma è stato un buon Parma, un Parma che avrebbe meritato qualcosa di più. Secondo tempo con dei cambi tanto nel Parma quanto nel Fulham, andiamo ovviamente a enunciare quelli legati ai nostri. Cassani per Rosi, quindi Cassani due giorni dopo il suo arrivo, nemmeno due giorni, è arrivato giovedì alle 7, sono passate meno di 48 ore dentro al posto di Aleandro Rosi, mentre a centrocampo è uscito Cipsa ed è entrato Marchionni che giocherà quindi sul centrodestra. Nelle amichevoli svoltesi in cui Valdés e Marchionni si erano alternati nel ruolo di playmaker, ora invece tornano a giocare assieme come è accaduto spesso durante la scorsa stagione. Per quanto riguarda il Fulham, il primo cambio che balza all'occhio è l'ingresso di Rodallega per Berbatov nel reparto offensivo. Mi sembra l'unico cambio della squadra di Martin Jol. Direi che la risposta è questa, sì. Unico cambio quindi per il Fulham, dentro Rodallega al posto di Dimitar Berbatov. Parma che riparte con Paletta, Valdés, si scalda tutta la panchina del Parma che comprende, tanto andiamo in cronaca ma c'è un fallo però da parte di Cassani, è il primo pallone toccato con la maglia giallo-blu. Parma che in panchina ha oltre due portieri, Pavarini e Baizza, a Mesba, Morrone, Lucarelli, Okaka, Palladino, Sansone, Mendes e Munari. Pertanto insomma una panchina che offre diverse alternative, una seconda squadra che quasi all'unisono può entrare in campo, si scaldano tutti. La precedenza è stata data già all'intervallo a Cassani e a Marchionni, quindi qualche piccola indicazione anche così su
qualche gerarchia che potrebbe esserci ad ora nelle file del Parma, ma Parma ha diversi giocatori che possono alternarsi. Diciamo che l'aspetto significativo è che Biabieni gioca la sua terza partita sulla sinistra nell'ultima settimana. Lui che l'anno scorso ha giocato spesso a destra, quasi sempre. Quindi potrebbe essere questa una nuova arma. Attenzione a Mauri, Parolo, peccato, Biabieni era partito leggermente prima. Ripartiamo allora da Felipe. Parolo, Valdés, può provare il tiro, Valdés, carica il destro, se la porta sul mancino, ancora Valdés, bene largo per Biabieni, la può tenere, sì. Biabieni la tiene, la può mettere dentro con il destro, Biabieni, secondo pallo, arriva Marchionni. Arriva però Richardson, mette fuori dove c'è Buomesca, Parolo rapidissimo subito a sbarrargli la strada, paletta, ancora lui, paletta, invalicabile la diga di Paletta che ha alzato il passaggio a livello e ha detto per un attimo, poi l'ha abbassato, ha detto di qui non si passa, cari amici del Fulham. Terzo di gioco in corso, siamo vicini al quarto nel secondo tempo, 1-0 Fulham. Boateng, Angeland, Richardson, c'è il movimento di Buomesca, Richardson lo serve ora con un po' di ritardo, Marchionni capisce tutto, Marchionni fresco 33enne, ha compiuto gli anni lo stesso giorno di Lucarelli, a Mauri cerca la palla dentro per Cassano, controllo divino di Cassano, Cassani, qua gioco di parole, insomma, sciogli lingua quasi. Marchionni mette la freccia, scavalca un difensore del Fulham, ma al secondo si ferma. Ruiz, grande controllo di palla di Ruiz, che ha due piedi eccellenti. Angeland lo pressa Marchionni, molto alti a pressare sia Marchionni sia Valdés. È un preciso dettame tattico del mister. Valdés poi abbastanza duro su Sidwell, tutto regolare ancora secondo l'arbitro East, che ha avuto una direzione di gara più che mai l'inglese nel primo tempo. Anche un mezzo rigore per il Parma, anche se riguardando le immagini dell'intervallo, l'intervento su Cipsa, si poteva anche non sanzionare, il braccio era molto attaccato al corpo. Ritter, Ruiz, cambia tutto, siamo un po' sguarniti qui dove c'è Kieran Richardson. Spallata di Benalouan, grandissima partita di Benalouan, una delle migliori partite sicuramente dell'estate di Benalouan, ne ha giocate diverse molto buone. Arriverei a dire che un Benalouan così, paletta, Mirante, c'è il fallo anche ai danni di Antonio, si scusa Rodallega. Stavolta il retropassaggio di Paletta è stato un po' rischioso, ma Mirante era pronto, si è disimpegnato con un dribbling quasi da bomber. Valdés chiede palla a Parolo, Valdés la porta lui. Ripartiamo dallo scoglio Paletta. Benalouan, grande anticipo di Derek Boateng che poi va anche a infrangersi contro una borsa del Fulham. Valdés, Biabieni ne ha contro due, Biabieni cerca un difficile gioco di prestigio. Valdés, Marchionni, Biabieni largo ancora, sale Felipe potrebbe quasi tirare da lì, Felipe preferisce invece andare ancora con Marchionni. Biabieni, ripartiamo da Marchionni, non ci sono spazi, quindi c'è Valdés, stavolta sì, zona tiro, Biabieni lo carica alto, peccato. Biabieni al sesto del secondo tempo, cerca una conclusione che termina però ampiamente alta sopra la porta difesa da Martens de Kellenburg. È un Parma che, ripeto, dal ventesimo del primo tempo in poi ha fatto la partita senza se, senza ma. Fulham che ha agito solo di rimessa e, ricordiamo, ha trovato comunque il gol dell'1-0 su un colpo da biliardo quasi di Sidwell, il classico tiro della domenica che per gli inglesi è del sabato, giocando loro al sabato, infatti
on Saturday Sidwell ha firmato il gol dell'1-0, ma al di là del risultato che sicuramente conta sempre, ma oggi conta altro, conta vedere la prestazione della squadra di mister Donadoni, e sin qui non ci possiamo lamentare. È un Parma che forse davanti deve ancora oliare certi meccanismi, ma soffre poco grazie a un centrocampo molto legnoso, molto attento, una difesa granitica in certe circostanze. Riparto del Fulham, calcio di punizione, il fallo di Marchionni. Villanuano ha qualcosa da dire al signor East. Cassano intanto si spiega con i compagni, c'è un'intesa che sta migliorando di giorno in giorno tra Antonio e la squadra. Andrà in porta Temo De Giaga, potrebbe anche però metterla in mezzo De Jaga, dentro, colpo di testa, palla che resta lì, bravo Cassani, la mette fuori Sidwell, vabbè, disegnava anche qua Sidwell, me ne andavo, cerca un tiro al volo al limite dell'area, va bene tutto. Due capolavori di Sidwell in un giorno potevano essere troppi. Continua a scaldarsi tutta la panchina gialloblu. Marchionni, Valdés, Paletta, largo c'è Felipe, Parolo, ancora Felipe, Paletta, Benaluan. Si fa vedere Marchionni nel suo vecchio ruolo di ala destra. Marchionni, Cassano, la fa scorrere Cassano, Cassano dentro, gran palla di Cassano, un po' in ritardo a Mauri, ma ogni volta che Cassano mette una palla in mezzo i giocatori del Fulham iniziano a pregare, perché nascono sempre dei pericoli. Valdés, Parma che meriterebbe alla grande il pari adesso, a Mauri può entrare in area, a Mauri teso dentro, secondo palo ancora Cassano. Cassani va nello spazio, quasi omonimo, preferisce invece andare da Valdés. Cassano, bene per Marchionni, Marchionni, e qui c'è fallo netto al limite dell'area di Boateng, che alza un po' troppo la gamba per i miei gusti. Calcio di punizione però per il Parma da posizione più che invitante. Cassano la batte rapidamente, ma l'arbitro dice fischio io. Siamo per intenderci. Vabbè. Devo adesso che ti parte. Vai pure tu, Mario. Punizione, Cassano. Lato corto dell'area di rigore da destra. Sale bene a lui anche nel primo tempo, ha sfiorato il gol. C'è anche Cassani, è uno schema. Parolo col mancino, deviazione fuori. Calcio d'angolo per il Parma. All'11esimo che scocca adesso del secondo tempo, sempre 1-0 Fulham in virtù del gol di Sidwell. È un Parma che merita il pari e sono sicuro che andremo a prenderselo questo pari prima o poi. Solito spiegamento di forze sui corner con Marchionni, addirittura ora che fa l'ultimo. Parolo sale un po', Cassano dentro, è uno schema, attenzione Valdés, carica il destro al volo, Valdés, la mette giù, Valdés, una palombella ancora dove può andare Cassano, la palla è ancora buona, lato corto, dalla sinistra, Cassano dentro, Sangula Torri, e arriva il gol di Gabriel Paletta, 1-1, meritato all'11esimo del secondo tempo, l'avevo detto, Rancati prendi nota, adesso arriva il pari e Paletta l'ha messa dentro, 1-1, all'11esimo, meritato pareggio del Parma con Gabriel Paletta, il capitano. Non tradisce su gran palla di Cassano dalla sinistra, uno pari. E allora, adesso ci divertiamo. Paletta 1-1. Stekelenburg ci ha messo una mano, ma non ci è arrivato. Il pareggio del Parma, più o meno nello stesso frangente in cui Sidwell aveva marcato nel primo tempo. Entra Damien Duff, un idolo da queste parti. Esce
Buomesca, qui è un scioglilingua il nome di Buomesca, Tuenabagna. Quindi dentro al suo posto Damien Duff, che va a giocare largo a destra con De Jaga, largo a sinistra. De Jaga, Richardson, buono il gioco di gambe del giocatore Scuola United. Sidwell, Parma che ha strameritato il pareggio, arrivato dopo almeno 4-5 occasioni nitide procurate dal gol di Sidwell in poi. Ed eccoli lì i nostri tifosi che fanno salire l'incitamento, che non è mai mancato, però devo dire, nemmeno nella prima frazione. Richardson di testa per Sidwell, Boateng. Due cambi nel Fulham, due anche nel Parma. Ricordiamo, le Parma sono entrati all'inizio della ripresa Marchionni per Cipsa e Cassani per Rosi. Il Fulham invece ha fatto entrare Duff ora al posto di Buomesca. E all'inizio del secondo tempo è entrato anche Rodallega per Berbatov. Due cambi che non hanno minimamente scalfito anche in questo caso l'interaiatura di gioco della squadra londinese. Marchionni, Benalouan, a mio parere tra i più positivi oggi Yohan Benalouan, che aveva sfiorato anche il gol di testa. Valdés, vicino lui Parolo, Valdés però riparte da dietro, c'è Felipe, Biebeni, gioco di gambe, può puntare l'uomo, Biebeni ancora, s'accentra, Biebeni, peccato, lo ferma Boateng, ma c'è ancora Mauri con il solito lavoro asfissiante sui difensori avversari. Mauri che svolge un lavoro oscuro preziosissimo, unico riferimento offensivo, fa salire la squadra. Oggi non gli sono arrivati tantissimi palloni, ma quante occasioni ha creato Mauri con i suoi movimenti, tantissime. Marchionne ancora per Felipe, ripartiamo da lui. Valdés, buona la verticale proprio per Mauri, stavolta si va dritti da Mark Lenders a Mauri. Boateng sbaglia tutto, è un Parma che ora addirittura vuole vincere. Valdés, Cassano, arriva Marchionni, dagli manforte, Marchionni, zona cross, Marchionni, non bellissimo stavolta il cross di Marco, un po' troppo sul portiere, lui che da quella posizione ha sciorinato cross come noccioline negli anni, anche qui a Parma ovviamente. Marco Marchionni che un'icona di questo Parma, ma anche del Parma del passato. Ricordiamo, c'era nell'ultima Coppa Italia vinta dal Parma Marco Marchionni. Ruiz, Richardson, lo pressa bene Cassani, che è entrato molto bene in partita. Cassani ancora per Cassano, concentratissimo Mattia Cassani, che compirà 30 anni tra due settimane, giocatore che qualcuno ha dato per bollito, deve probabilmente andare a rivedersi la carta d'identità del ragazzo di Borgomanero, che è partito a 100 all'ora in questa prima apparizione ufficiale con la maglia del Parma. Rodallega, buono stavolta lo scavino su Valdés, arriva ancora Marchionni tra più in palla di questo Parma, lo avevamo visto anche nelle precedenti uscite. Marchionni ha già la gamba pronta, lui che è un brevilineo fatica meno magari a entrare in condizione. Pronto intanto un triplo cambio nel Parma, Lucarelli, Munari, Sansone. Cassano, zona tiro, Cassano, fermato Parolo, ipotizzo un Lucarelli per Felipe, Munari dovrebbe entrare al posto di Parolo e Sansone o Cassano o Mauri. Damien Duff arriva a Ritter sulla sua fascia di destra, Ruiz, zona tiro, Ruiz, chi c'è? C'è Paletta, ancora una volta, giù la sbarra, non si passa. Biebiani, arriva anche Valdés, peccato, non riesce a dargliela subito. Cassano, vediamo se con il terzo occhio che lo contraddistingue riesce a cambiare gioco, trova un calcio di punizione. E allora al 16-17 in corso, i cambi per il Parma sono addirittura 5, ci sono anche Okaka e Mesba. E allora, incetta di cambi, qualcuno da parte del Fulham anche sorride,
di fronte, magari in Inghilterra non sono abituati, 6 cambi perché c'è anche Pavol Bajza. Quindi andiamo a ricapitolare, minuto 17 del secondo tempo, esce Parolo e al posto di Parolo c'è Munari, fin qui nulla che cambia, fuori Felipe, dentro Lucarelli, esce Amauri, entro Kaka. Esce Cassano, entra Sansone, esce Biabiani ed entra Mesbah. Dovremmo esserci. Quindi del Parma iniziale restano in campo Valdés, ovviamente entra Bajza per Mirante, restano in campo Valdés, Benaluan e Paletta. Queste le decisioni di Roberto Donadoni, che dà il 5 a tutti i suoi. Nel Fulham invece dentro laterissimo Adel Tarabt e anche Georgios Karagounis, vecchia conoscenza. Esce anche Benaluan, però intanto cerchiamo allora un attimo di fare chiarezza. Allora esce Benaluan, non Biabiani forse. Allora vediamo, è uscito Benaluan, quindi Cassani gioca a destra, centrodestra, e Biabiani torna sull'out di destra, quindi è uscito Benaluan e non Biabiani ed è entrato Mesbah al suo posto. Quindi il Parma in questo momento gioca con Bajza in porta, Cassani, Paletta, Lucarelli in difesa, Biabiani, Marchionni, Valdés, Munari e Mesbah a centrocampo, davanti Okaka e Sansone. Deve entrare ancora Palladino e così Mendes e Morrone, insieme ovviamente a Nicola Pavarin. Nel Fulham è entrato Adel Tarabt al posto di De Jaga. Bello intanto questo pallone subito davanti per Mesbah, che cercava il gol più veloce della storia. Lui che cerca il gol con insistenza dall'inizio della preparazione. Quindi dicevamo Tarabt in campo per il Fulham. Mi sembra, occhio e croce, l'unico cambio. Ah no, è entrato anche Georgios Karagounis per Dere Boateng. Perfetto, abbiamo fatto chiarezza anche sui cambi del Fulham. Pavol Bajza in uscita con i piedi, in qualche modo se la cava. Lucarelli, Mesbah, Sansone, gioco di gambe. Mesbah, bene ancora per Sansone. Come gioca bene il Parma anche quando entrano i rincalzi. Questa è una cosa che mi entusiasma della preparazione del Parma, le cosiddette seconde linee quando entrano danno un cambio di passo notevole. Valdés oggi in campo per ora tutta la partita, vedremo poi se ci saranno altri cambi, ma potrebbe entrare Morrone magari al suo posto come ruolo. Munari anticipato, Tarabt, ancora Gianni Munari su di lui, Sidwell, Karagounis largo sulla destra dove c'è il solito Ritter. Il Fulham gioca tra una settimana, quindi può ancora permettersi, cioè cerca diciamo di usare questa gara come un vero e proprio test anche nei cambi. Non vengono utilizzati tutti gli effettivi a disposizione di Martin Jol, mentre Roberto Donadoni sin qui sta dando spazio un po' a tutta la panchina. 25 dal termine, 1-1, Sidwell e Paletta gli autori del gol. Mesbah fa buona guardia dietro Valdés, qua c'è fallo su Valdés, ancora con cattiveria Stefano Kaka, che è il grande ex dell'incontro. Valdés purtroppo ha ricevuto un colpo, si infiammano un po' gli animi con Karagounis, portato via a forza da Rodallega. Ancora a terra Amy Valdés,
Ripetiamo che in panchina ancora a disposizione di mister Donadoni, stanno scaldando, ci sono Mendes, Morrone e Palladino oltre a Nicola Pavarini. Quindi a livello ipotetico potrebbe entrare Morrone al suo posto, stesso ruolo, ma Marchionni potrebbe comunque fare quel ruolo. Ci sono diverse opzioni, proprio perché, come diceva Roberto Donadoni nella conferenza stampa di nel dialogo, insomma, con la stampa di due giorni fa, al Parma servono giocatori polivalenti, polifunzionali, e con Mattia Cassani, che è iniziato a destra e ora in un 3-5-2 è iniziato da esterno destro di centrocampo e ora è passato nei tre dietro, ha avuto proprio un giocatore che corrisponde a quell'identikit. Qualche fischio immeritato per il Pacarito Valdés. Parma per ora in 10, con Marchionni che si abbassa un po'. Baizza, rinvio lungo coi piedi, palla diretta a Okaka, che qui a Fulham ha giocato quando aveva 20 anni, spedito in prestito dalla Roma, segnò un grandissimo gol al Siena due giorni prima del prestito. Okaka di tacco, Valdés ora beccato dal pubblico, vabbè. Anche in Inghilterra, insomma, qualcosa succede. Gran palla dentro per Sansone. Prima di tutti Stekelenburg si sono capiti con uno sguardo, Marchionni, Sansone, palla di prima. Okaka molto carico, Okaka che sta guadagnando la palma di bomber dell'estate. Ovviamente Paletta oggi non lo impensierisce, il primo gol per Gabriel Paletta, mentre Okaka ne ha già timbrati 6-4 nella partita con la rappresentativa del Memorial Barbieri. Intanto Karagounis e Valdés, scintille tra i due. L'arbitro con un'occhiata mette a posto la situazione, ma credo che arriverà il giallo per entrambi. Chiama Valdés però il signorista. Valdés e Karagounis, scintille. Vediamo, dialogo tra i due, giallo, giallo per Valdés, che ha reagito, però un fallo di Karagounis abbastanza netto, i suoi danni. Un buffetto di Valdés a Karagounis. Si riparte con un calcio di punizione, questa è un'amichevole molto sui generis, è una partita vera. Siamo a 10 di agosto, ormai ad agosto inoltrato le amichevoli non esistono più di fatto. Altro cambio nel Parma, fuori proprio Valdés. Mister Donadoni capisce che è meglio rimpiazzarlo. Fischi per lui. Fuori quindi Valdés, dentro Stefano Morrone. Minuto 70, il 25 della ripresa. Allora, Morrone play, anzi Marchionni play, Morrone centrodestra, questa è la soluzione. Munari bene in pressing subito Gianni, poi dietro a Stekelenburg, pressato un po' da Sansone che è subito molto mobile da seconda punta vicino Okaka. Mesba, che mi sembra avere davvero l'argento vivo addosso in queste amichevoli, sta giocando benissimo. Jamel, Cassani, Biebiani. Le alternative sugli esterni non mancano. Il Parma è partito con Rossi e Biebiani. Ora abbiamo Biebiani e Mesba con Cassani dietro. Carica Ruiz, calcio di punizione. Cassani un po' con le cattive, ma ci sta l'esperienza di Mattia Cassani a servizio del Parma. Cassani che è il recordman di gare giocate con il Palermo. Cassani che ha militato in nazionale praticamente senza interruzioni dal 2009 al 2012, pur non partecipando né al mondiale sudafricano, uno degli ultimi tagli di Marcello Lippi, né all'europeo di Polonia-Ucraina. Cassani che prova a rilanciarsi qui a Parma, anche per provare, perché no, a indossare la maglia della nazionale.
Tarapte, nuovo acquisto da qui Spar Rangers. Pronto in zona tiro, Tarapte, giro, barriera. Okaka ci mette il corpo. Okaka, molto bene Okaka, peccato che Marchionni scivoli. Richardson ancora, Tarapte che ha dei colpi da giocatore davvero fatto e finito. Qual è Tarapte, giocatore che a me onestamente fa impazzire. Ma la prova del Fulham dopo l'ultima stagione al QPR in cui è retrocesso, deve dimostrare di non avere dei colpi fini a se stessi. Steso da paletta Tarapte, insomma è entrato bene nella partita il marocchino, molto carico. Punizione per il Fulham, siamo al 28esimo del secondo tempo, continuano a scaldarsi anche Mendes e Palladino, mancano solo Paletta e Biebieni da cambiare. Credo che un'eventuale entrata in campo di Palladino possa preludere a un cambio di modulo con Palladino al posto di Biebieni, magari un 4-3-3, mentre invece Mendes potrebbe entrare proprio per Paletta. Più o meno il ruolo è quello, Mendes che ci ha confidato in settimana di poter essere impiegato in tutti i ruoli della difesa. Punizione per il Fulham, punizione per il Fulham alta. Baizza lascia scorrere, calcio di punizione battuto ancora da Ruiz al minuto 29 in corso, sempre 1-1 tra Fulham e Parma. Pronto rilancio Pavol Baizza, giocatore sloveno, palla che scorre di testa Jux. Il Fulham solo tre cambi sono stati utilizzati da Martin Jol, che in panchina ancora delle vecchie conoscenze del campionato italiano, Philip Senderos che ha parlato a lungo con Jamel Mesba, hanno giocato i due in Svizzera assieme nel Servette. Poi c'è John Arnerise, a lungo terzino sinistro della Roma, Patim Kasami, scuola Raiola, che era l'anno scorso al Palermo. Cassani, tunnel, Lucarelli, bravo Lucarelli, salva una situazione controversa. Demian Duff, bloccato proprio da Alessandro Lucarelli, con grande vigore. Dicevo poi c'è Kasami, che è un giocatore molto duttile, che può occupare un po' tutti i ruoli in attacco sull'esterno. Giocatore anch'esso svizzero, così come Philip Senderos. Il Fulham è un po' una multinazionale, gli unici inglesi che stanno giocando in questo momento sono Richardson, Hughes, perché anche Demian Duff è un irlandese. Leader della nazionale tra pattoni, a lungo al Chelsea, ha avuto anche un ex allenatore del Parma come Claudio Ranieri, quale allenatore. Baizza la controlla coi piedi, può andare anche con le mani, il pubblico del Fulham è subito lì a pressarlo un po' anche psicologicamente. Paletta, autore del gol del pari, come sempre tra i migliori, oggi capitano, cambia gioco, non benissimo stavolta, Lucarelli, buono il break. Marchionni, Munari, largo a sinistra dove c'è Jamel, Mesba, pulito il suo cross, Okaka! Fuori, incredibile, grande occasione per Stefano Okaka, vicinissimo al gol dell'ex al trentesimo. Okaka, occasione colossale per Stefano Okaka. Il nuovo cambio nel Fulham, esce Ruiz ed entra Kasami, di cui stavamo parlando poc'anzi, un cambio che cambia nulla nell'assetto tattico del Parma, del Fulham. Fuori Ruiz, dentro Kasami va a giocare sulla tre quarti di destra, è un 4-2-3-1 in questo momento quello del Fulham, con Adel Tarapt, Kasami e Duff alle spalle di Rodallega. Rilancio lungo per Martin Stekelenburg, Kasami anticipato da Mesba. Mesba che è algerino, pur avendo giocato a lungo in Svizzera, ma di lingua francese, ma ha scelto, lui che è nato proprio in Algeria, la nazionalità algerina, anche se la Svizzera
quando era giovane, pressava per averlo in nazionale. Karagounis, vecchie conoscenze, tifosi dell'Inter, non che abbia lasciato ricordi indelebili nel campionato italiano. Georgios Karagounis, amico di Ninis, giocatore di proprietà del Parma, che non è però in distinta oggi. Stekelenburg, Angeland, ancora Stekelenburg, lo pressa Okaka e fa bene, perché Stekelenburg coi piedi non è proprio un fine dicitore. Biebieni, Sidwell, ancora Kieran Richardson, la palla è uscita. È un Parma che sta tenendo benissimo il campo a meno di 13 minuti dalla fine. Prestazione molto confortante quella dei gialloblu, soprattutto dopo il primo quarto d'ora un po' di studio. Cassani, Marchionni, Paletta, Lucarelli, ancora Gabriel, Marchionni, Marchionni, pennella, bene per Biebieni. Peccato, Richardson ha allungato con la testa la traiettoria del pallone, che quindi è stato più difficile da controllare per il francese. Fallo di Marchionni, punizione, ma fallo non cattivo su Adel Tarapt. Arrivato subito in campo, proprio come Mattia Cassani, accolto da grandi applausi Tarapt all'ingresso in campo. Su di lui si era mossa anche la Roma negli ultimi giorni. Stekelenburg, Biebieni e Cassani sono in due su Tarapt, lo fermano bene in sandwich. Cassani, Biebieni, Karagounis, sbaglia Karagounis, arriva allora Morrone, bene Stefano. Cassani, ottimo il gioco di gambe, ancora Cassani, palla c'è, palla non c'è. Cassani, che ha un'esperienza anche internazionale di un certo livello. Biebieni un po' troppo morbido nel controllo. Karagounis, cambia tutto Karagounis, è andato Duff, deve uscire Baizza, lo fa con buona scelta di tempo Pavol Baizza. Si riparte ora da Mesba. Mesba viene avanti, non lo ferma nessuno. Mesba, che ha una gamba invidiabile, buona la palla per Okaka, è tutto regolare. Stefano Okaka, lato sinistro dell'area di rigore, Okaka, Okaka, chiama ancora Mesba a supporto, capisce tutto però e ferma l'azione sul nascere. Sasha Ritter, ancora un cambio per i Cottagers, entra Chris David, un giovane al posto di Sidwell, con il quale ha realizzato la rete del provvisorio vantaggio del Fulham. Dentro anche John Arne Riise, di cui parlavamo poc'anzi, per Richardson, non cambia nulla nello scacchiere, terzino sinistro per terzino sinistro. 10 al termine di questa bella gara amichevole tra Fulham e Parma, che sin qui è sul risultato giusto di 1-1. Fuori quindi Richardson e Sidwell, dentro David e Riise. Rimessa laterale per il Parma, c'è Jamel, sale anche Munari che chiede la palla. Okaka, Okaka contro due, non può fare i miracoli. Stefano, che invece sta già abbastanza bene, zona tiro per Okaka, anticipato, e c'è il fallo a seconda del direttore di gara. Calcio di punizione quindi per la squadra di Yol. Yol che ha voluto a tutti i costi Stekelenburg in porta. Stekelenburg a gennaio, l'ultimo giorno in mercato, era già partito con l'aereo da Roma per andare a Londra. Dopo la Roma non è riuscita a comprare un sostituto e quindi Stekelenburg dovette ritornare con i giallorossi. Stekelenburg che non ha legato molto con Zeman, che gli preferiva Goicoechea. La Roma ha scelto di puntare su Morgan De Santis quest'anno, dando quindi Stekelenburg al Fulham. Baizza, proprio per Okaka, che stoppa bene il pallone, elegante Okaka, si fa largo di fisico. Okaka, gran giocata. Ancora Okaka, poi in ripiegamento difensivo, furibondo Okaka,
calcio di punizione che non c'era mai nella vita, ma non bisogna protestare perché il Fulham riparte. Cassani ci mette una pezza, bravo Mattia che si prende la rimessa laterale. Rimessa laterale quindi per il Parma, il direttore di gara però dice di aspettare al giocatore di Borgomanero. Marchionni subito al volo, esce dal fazzoletto, esce dall'angolo in gergo pugilistico, chiamiamolo così. Misbah in pressing su Damien Duff, una carriera eccellente quella dell'irlandese, numero 10 del Chelsea per diversi anni, uno dei primi acquisti della dirigenza con a capo Roman Abramovic. Il Chelsea andò a prendere Duff e proprio Mutu dal Parma. Arrivò poi anche Hernan Crespo dall'Inter. Il Chelsea il primo anno faticò un po', poi decollò con l'arrivo di José Mourinho. Punizione per il Fulham, pericolo qui a 7 minuti e mezzo dalla fine. Dobbiamo stringere i denti, soffrire, tenere sulle palle alte. La palla in realtà è bassa, la sbuccia. La sbuccia Biebieni e va di lusso che la palla termini in calcio d'angolo. Abbiamo rischiato non poco. Ancora corner per il Fulham, lo seguiamo in piedi. Calcio d'angolo per i Cottagers. Dentro Baizza, sicuro la fa sua. Pavel Baizza, che è il portiere di riserva quest'anno con Nicola Pavarini, che assurge il ruolo un po' di chioccia come terzo. Nicola Pavarini, 39 anni, grande esperienza, grande anche carisma, grande uomo spogliatoio anche a servizio dei compagni. Marchionni, grande giocatore di carte anche va detto, altrimenti si arrabbia. Marchionni, che con lui proprio ieri giocava a carte. Sansone, Sansone a spazio e quando parte non lo fermi facilmente, almeno nel breve. Poi è chiaro, arriva Angelan con i suoi 2 metri e i suoi 90 kg di muscoli. Sansone, brevilino, non può andargli via. Biebieni di testa. La palla può ancora essere nostra. Ci arriva Okaka, che ha giocato una buona partita. Ci arriva però anche Patim Kasami. 6 al termine, 1-1 tra Fulham e Parma. Siduel e Paletta. Siduel al 10° del primo tempo, Paletta all'11° del secondo. È passato un tempo di fatto tra il gol della squadra inglese e il nostro. Lucarelli. Bene per Cassani. Saliamo con Cassani. Marchionni. Con facilità Paletta. Lucarelli. Marchionni. Marchionni, cambio di gioco per Biebieni che si sta facendo tutta la partita, tutti i 90 minuti, il fiato certo non gli manca. Ancora il recupero di Biebieni, arriva però Rise. Biebieni gli dice di no. Cassani. Marchionni. Ancora Cassani. Biebieni, di prima Cassani, gioca bene il Parma. Lungo Cassani a cercare il fisico di Okaka che la mette giù con grandissima facilità. Okaka in uno stato di forma incredibile. Misbah largo, c'è Sansone sul secondo palo. Misbah, c'è anche Munari, gli ho detto che entrava e segnava. Sansone gol, 2-1, Sansone gol, 2-1 Parma all'86esimo. Andiamo addirittura in vantaggio col sorpasso. Grande cross di Misbah, sponda di Munari, andiamo in gol con Nick Sansone. 2-1 Parma al Craven Cottage, amici di Parma Channel, siamo avanti. Sansone, ancora lui, Sansone la mette dentro, 2-1. Siamo avanti al Craven Cottage, non male devo dire, come antipasto non si mangerà benissimo in Inghilterra, ma noi abbiamo avuto un buon antipasto oggi di quello che potrebbe essere il campionato. Teniamo duro però, mancano 4 minuti, nel calcio sono lunghi. Sansone, 2-1 Parma. Occhio però al Fulham che non ci sta a perdere davanti ai propri tifosi. Kasami, largo dove arriva il cross, la mettiamo fuori, sì, con Marchionni. Baizza, Baizza deve, da Baizza dribbla, Baizza, pericolo,
Marchionni la mette fuori, Baezza lì deve buttarla via e non stare tanto a cincischiare coi piedi, pur essendo lui bravo a destreggiarsi. Ho perso ancora qualche capello su questo disimpegno di Baezza. Non ci voleva né per me né per Baezza. Messa laterale già battuta. Cassani molto bene anche da centrodestra. Marchionni. Okaka, spazio, Okaka, vede Biebieni, gran palla di Okaka, splendido ingresso di Okaka. Biebieni può metterla dentro, Biebieni arriva a rimorchio, Morrone, ancora Okaka, con calma, non c'è fretta, giochiamola. C'è Biebieni, Okaka, il dai vai, stavolta non riesce, Biebieni non riesce a tenerla in campo, era un'impresa quasi impossibile. Ma davvero il gol del Parma è stato splendido, il 2-1, azione avvolgente, cross di Vesba. Sponda di Munari e Sansone. Gol realizzato al 41esimo del secondo tempo, ricordiamo. Marchionni. Okaka. Cassani. Marchionni. Cassani, ancora Marchionni. Bene il Parma, dietro per Baezza. Lucarelli. Sansone in anticipo, fermato da Kasami. Riparte il Fulham con Karagounis a Delta Rapt. Su di lui Munari. Raddoppio di Marchionni, grande recupero di Sansone che si è fatto tutto il campo per andare a riprendersi il pallone. Nick Sansone, grande ingresso anche il suo. Okaka stavolta un po' molle, lo anticipa Rise che ha giocato insieme a lui alla Roma. Ancora Rise, zona cross, pericolo dentro, Baezza! Ci arriva Baezza! Sul tentativo di Kasami, minuto 89, si salva bene Pavol Baezza. Morrone, Marchionni, squadra è lunga adesso, c'è spazio ancora addirittura per avere qualche gol. Biebieni, occhio che arriva Munari, Biebieni, c'è Munari, cerca invece il cambio di gioco per Mesba, va bene, Mesba cerca il gol al volo. Non ottimo l'impatto, Morrone gli dice puoi anche tenerla, ma... Si è fatto un po' ingolosire Jamel dalla palla che scendeva bene, di quelle che piacciono ai calciatori, per provare la battuta al volo. 1-10 alla fine, più recupero. Il Parma sta vincendo a Craven Cottage 2-1. Le reti di Paletta e Sansone dopo l'iniziale vantaggio di Sidwell per i padroni di casa. Karagounis. David. Chris David. Anzi, pardon. Aaron Hughes. Marchionni, buono anche il suo impatto, Munari, Morrone, Mesba, Lucarelli, Marchionni, c'è Cassani, eccolo qua, 30 secondi più recupero alla fine, Cassani, Okaka di prima, deve darlo Okaka, tiene la palla, va bene così, Biebieni, Cassani ancora, facciamola girare, Cassani, Marchionni, tutto di prima, Lucarelli, cambia tutto, ci arriva Okaka, c'è Anglan, c'è ancora Okaka, Okaka può giocarsela, va a pressare, bene Okaka comunque, Munari, buono il break del giocatore di Sassuolo, largo per Lucarelli, può andare addirittura al cross, secondo palo, un po' lunga per Biebieni che però si impegna a difendere il pallone, bravo Biebieni, che ha ancora fiato, 2 minuti di recupero, quindi abbiamo ancora 1:50 di sofferenza, Karagounis, riparte proprio da David il Fulham, largo c'è Ritter, Hughes, Ritter la fa girare il Fulham che è calato molto la distanza, l'uscita di Berbatov a mio avviso si è fatta sentire non poco, è un Fulham che offensivamente ha giocatori di qualità ma non abbiamo dovuto fare grandi parate, occhio però Tarapt contro Cassani, Tarapt, Cassani non gli dà spazio, Karagounis carica il destro, Paletta non deve far fallo e Paletta lo ferma, non fa fallo, addirittura contropiede con Sansone, c'è Biebieni, arriva Mesba, Sansone lo vede, arriva Mesba che vuole il gol da una vita, la tiene lì, tieni la Jamel, non c'è fretta, c'è Lucarelli, molto bene, la teniamo, manca ormai poco alla fine, mancano 50 secondi al mio cronometro, Paletta, Cassani, Parma che deve tenere palla senza cercare troppo le vie centrali ma cercando di andare per vie esterne perché
sempre meglio perdere palla sull'esterno che in mezzo. Bieni, Marchionni subito di prima, è partito Caca. Cerise, palla buona per Sansone che la domestica in maniera egregia. C'è invece purtroppo ancora l'ultima azione del Fulham che non si rassegna. Okaka addirittura si aggrappa a Casami nel tentativo di fermarlo. Tarapte con le sue doppie finte. Tarapte dentro, Tarapte, Tarapte! Paletta! Paletta! Mamma mia Paletta! Subisce anche il fallo. Gara da 9 in pagella per Paletta, strepitoso. Ci ha messo il corpo per fermare Tarapte, che è come un'onda che si è infranta sullo scoglio di Gabriel Paletta. Invalicabile, partita mostruosa oggi di Paletta, condita anche dal gol. Adesso dovrebbe fischiare il signorista Mesba. Lucarelli, è finita, il Parma espugna Craven Cottage, 2-1, è una data comunque da ricordare questa per i tifosi del Parma. Il 10 agosto il Parma vince ancora, stavolta prende gol ma non fa niente, l'importante è realizzare uno in più dell'avversario. Le reti di Sidwell nel primo tempo, nella ripresa Paletta e poi Sansone regalano la vittoria ai crociati, che chiudono quindi anche questa seconda parte del ritiro con un successo bello, convincente, in uno degli stadi più affascinanti di tutta Londra, di tutto il calcio inglese. Un saluto, alla prossima amici di Parma Channel, sarà calcio vero, sarà Coppa Italia tra 7 giorni, alla prossima, grazie.